Le temperature si aggireranno intorno ai 24 gradi. Una bella notizia? E no, perché non vi abbiamo ancora detto che quelle saranno solo le minime di notte e con un tasso di umidità intorno all'80%. Insomma, abbandonate ogni speranza di poter respirare, perché quella che ci aspetta sarà una settimana di fuoco, anzi, infernale. Le temperature toccheranno i 39 e anche localmente i 40 gradi. L'umidità notturna è oltre l'80% e quindi creerà disagio a chi vuole dormire. La minima invece si manterrà intorno ai 23-24 gradi, quindi durante la notte farà un caldo infernale. Questa situazione durerà almeno per tutta la settimana. Poi sembra che i modelli possano prospettare qualche cambiamento in prossimità del Ferragosto. 40 gradi sullo Ionio, pochissimo meno sull'Adriatico. Da qualunque parte si vada a cercare un po' di tregua, si troverà soltanto il Solleone con annesse temperature da far schizzare la colonnina di Mercurio. Chiamatelo Stige, Caronte o come vi pare. È l'anticiclone africano, che ci costringerà a ricerche forsennate di un po' di venticello o, per i più fortunati, a lunghissimi bagni al mare. Per tutti vale sempre la stessa raccomandazione: vestiti leggeri, cibi freschi, esposizione al sole solo nelle ore meno calde. Almeno fino a Ferragosto si andrà avanti così, ma del resto, come cantava qualcuno, la chiamano estate.